Ciao a tutti ragazzi e buona domenica. Allora, devo stare fermo, mi raccomando, perché faccio girare la testa in certi video. Allora, oggi rasatura particolare, mi è arrivata la nuova produzione di Pinnacle Grooming. Anche qua ho un piccolo problema che mi brucia in viso, sia la vecchia sia la nuova formula. Adesso andiamo a vedere bene gli ingredienti e cerchiamo di capirne qualcosa in più. Io credo di aver capito già di cosa si tratta, perché ho postato la mia rasatura con la nuova formula e anche qui ho chiesto informazioni e abbiamo trovato un punto d'incontro dove forse sono gli oli essenziali. Comunque andiamo a vedere il setup di oggi e nel frattempo facciamo tutta la rasatura. Ok ragazzi, abbiamo Pinnacle Grooming Cashmere, eccolo qua, questo è il sapone. Andiamo subito a mettere l'acqua calda, eccoci qua, sperando di non bruciarmi. Ha un colore particolare, ok? Avete visto il colore? Poi non mi chiedete perché ho scelto questo, ma appena l'ho visto, solo dalla foto ragazzi, appena ho visto la pecora l'ho acquistato, c'è poco da fare. Comunque, andiamo ad armare R41 Comperson. Utilizzo lo stesso setup che ho utilizzato l'altro ieri, se non sbaglio, barba di un giorno e mezzo, quindi armiamo R41 Comperson. Spostiamo il sapone. Andiamo alla lametta. Ok. Eccola qua. Perfetto. Ci siamo. Ok. Allora, io mi idraterei il viso con acqua calda. Anche con questa abbinata, R41 e Persona, mi sono trovato veramente bene. È un sapone che ha lavorato veramente bene. Il problema del bruciore è che brucia fino a fine rasatura, fino a quando abbiamo il sapone in viso. Una volta che abbiamo finito la rasatura, andiamo di after, dopo 3-4 minuti svanisce tutto. Il problema è che io mi trovo bene con questi due saponi, quindi mi dispiace lasciarli, infatti non li lascerò, perché tanto facendo il giro di tutti i saponi li utilizzerò una volta ogni 2 mesi, forse, se li utilizzo, quindi. Allora, il viso è idratato, mi sono preparato anche l'acqua di rosa, l'ho acquistata 2 giorni fa, la volevo provare. Vi faccio vedere quanto è nera l'acqua di questo sapone. Guardate. Preleviamo. Roma Colosseo. C'è un piccolo problema. Un utilizzo si è già scolorito. Guardate. Nodo 26. Preleviamo. Bagno le punte. Ok ragazzi, il colore è molto scuro anche in viso. Tolgo l'acqua in eccesso, ce n'è troppa. Ok. Un
Poi ragazzi, il fatto che mi muovo è perché ho la telecamera, la luce, quindi non riesco a vedermi quasi da nessuna parte. Vedete questo marroncino? Nel frattempo vi faccio vedere l'inci, così almeno. Aspettate un secondo. Ok. Guardatevelo bene. In questo qui non abbiamo il pad. In questo qui, che è la vecchia formula, ce l'abbiamo. E ne abbiamo veramente tanto dappertutto. Il PEG lo utilizzano per fare amalgamare bene gli ingredienti. Io non lo sapevo, l'ho scoperto ieri. Ma adesso si incomincia a sentire il bruciore. Per il momento si sente poco. Fra un po', a furia di continuare a lavorare il sapone in viso, incomincerà a sentirsi di più. Bagno le punte nell'acqua che ho scaldato nel microonde. Adesso incomincio a pizzicare ancora di più. Il discorso è che a fine rasatura non è che ho irritazioni o arrossamenti, sento solo questo fastidio, chiamiamolo così, e lo sento più di Iro, della vecchia formula. Nonostante qui non troviamo PEG, quindi per quello mi sono fatto, non sono allergico a cannella, se non sbaglio qui abbiamo lo zafferano, dopo guardiamo le note, mi sono guardato tutti e due l'inci, no? Della vecchia e della nuova, e non c'è neanche un ingrediente che troviamo sia su quello nuovo che quello vecchio, che uno possa dire magari è quell'ingrediente. In zona collo adesso provo ad ascoltare un paio di consigli per evitare dei red point che sinceramente l'ho già provato, effettivamente i consigli sono giusti, l'inclinazione del rasoio lo tenevo troppo dritto. Un pochettino di acqua e poi possiamo incominciare col pelo. Ok ragazzi. Possiamo incominciare. Sciacquo solo le mani. Questo è il montaggio.
Andiamo con la prima passata e poi vi leggo le note olfattive, note di testo, note di fondo, tutto quanto. Non ricordo quelle di Hero, ragazzi, mi sono dimenticato di salvarmi la scheda. Possiamo incominciare. Devo aprire un po' più l'angolo, sotto al collo, perché mi confondo sotto al collo. Ancora ragazzi, sto utilizzando sempre R41, sempre l'ho utilizzato, sarà boh, 2 settimane che sto utilizzando R41, non l'ho ancora mollato. Per il momento non posso lamentarmi, ci andrò via un po' d'acqua che è diventata marrone. Sembra che sto sciacquando il rasoio nel Po. Ok ragazzi, anche oggi zona collo. Non ce l'abbiamo fatta a non tagliarci. Ok. Vi giuro che l'altro ieri ho fatto una rottura spettacolare, senza neanche un red bond. Io direi di sciacquare il viso e andiamo con la seconda passata. Guardate oggi. Eppure ho tenuto l'angolo aperto. Ho voluto utilizzare anche lo stesso setup per quello, perché mi ero trovato bene. Avevo utilizzato Persona, uguale, tutto quello che sto utilizzando, però ci siamo fatti un po' male lo stesso.
Qua calda. Adesso vi dico le note, ragazzi. Voglio dargli solo un po' più di acqua. Mi dispiace proprio. Pensavo di aver trovato un'altra accoppiata vincente. Vabbè, a capire. Potrebbe anche essere che io, ragazzi, al mattino non sono abituato a fare la barba di prima mattina, di solito la faccio la sera, potrebbe essere anche quello. Ormai mi sono abituato a farla la sera prima di andare a dormire o comunque nel pomeriggio, nel primo pomeriggio. Allora, vi dico subito un attimo le note, che mi sono fatto lo screen, che se vi interessa poi ve lo aggiungo sempre all'inizio. Allora, come note di testa, orchidea bianca e gelsomino. Note di cuore, viola, rosa, muschio dolce. Note di fondo, cashmere, zafferano e vaniglia. Qualcuno mi diceva del problema dello zafferano e della cannella, ma non è quello, perché nel precedente di Pinnacle Grumi, questa qui di Hero, non ci sono nella zafferano e nella cannella, ma mi dà lo stesso problema, quindi abbiamo optato per gli oli essenziali. Faccio due passate, ragazzi, perché guardate la situazione sotto il collo. Non mi sembra il caso di farne tre. Addirittura l'ultima rasatura che ho fatto con lo stesso setup, ho fatto quattro passate. Adesso rifaccio il contropelo allo stesso modo, andando piano piano, così, vediamo cosa succede. Ok, angolo sotto il collo, guardate come è aperto. È rimasto alla fine solo un red point questo qua, diciamo, però mi dispiace veramente. Sto utilizzando l'angolo più aperto.
Ok. Ci siamo. Adesso diamo una controllata. Ma vi posso garantire che non ce n'è, ragazzi, non ce n'è, credo. È inutile. Mi avvicino, guarda, mi sciacquo con acqua fredda e mi avvicino per far vedere che è la satura, però. Alla fine, red point, sono andati già via. Adesso comunque sciacquiamo. Bruciore sta incominciando a svanire. Adesso solo con l'after lo sentirò ancora un pochettino, ma poi svanisce. Adesso cerco di raggiungere il BBS completo. Ultimamente sto cercando di fare questa maniera. Allora, prendo il sapone che mi è rimasto, non passo dappertutto, faccio solo così. Passo il sapone dappertutto, poco, e poi gioco con le mani. Piano piano, mi sto trovando bene anche facendo così, senza fare la passata totale, che sicuramente adesso vado a farla, però. Ok, ci siamo. Alla fine, come vi ho detto, abbiamo fatto anche la terza. Ok. Possiamo sciacquarci. Perfetto, sciacquiamo con acqua fredda e prendiamo di acqua di rose, ok, dopo l'acqua di rose aspettiamo 2-3 minuti e andiamo di after, voglio provarla. In molti anche me l'hanno consigliato dopo la rasatura. Cioè, come la vedete la pelle? Secondo me è un'ottima rasatura. Solo che questi red point sempre sotto al collo mi danno fastidio.
Ok. Fatto un casino anche oggi. Pensavo ci fosse il tappino quello sopra, ho girato tutto e mi è caduto tutto per terra. Ok, facciamo asciugare. E dopo mettiamo l'after. Nel frattempo, piano piano togliamo tutto. Allora, abbiamo utilizzato la nuova formula di Pinnacle Grooming, Cashmere, con la pecora underground. Questo è l'after, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Se siete interessati, qua sotto anche ci sono gli ingredienti dell'after. Ok, anche qua abbiamo la nostra bella pecora. Come la mette per sonna. Il problema rimane sempre la zona collo, ragazzi, devo trovare una soluzione per la zona collo. Pennello Roma Colosseo, quello piccolo da 26 se non sbaglio. Lo sciacquiamo per bene perché voglio farvi di nuovo vedere un attimo il primo utilizzo che ho fatto, se n'è andata via un po' la scritta, si è sfocata tutto. Abbiamo utilizzato R41. Vedete? È rimasto tutto con le scritte sfocate. È comodo e mi sono trovato bene. Mi piacciono ultimamente, ve l'ho già detto una volta, che prediligo i manici un po' più corti. Lavoro meglio. Quindi possiamo utilizzare l'after adesso. Quindi per tutti... Ah, sciacquo il sapone. Vi faccio vedere di nuovo come lo sciacquo. Acqua fredda, lo sciacquo completamente sotto. Ok. Poi per chi come me ha questi tipi di lavandino, ho già spiegato una volta che non si possono appoggiare così, troviamo una superficie dove si possono appoggiare e facciamo scolare l'acqua. Ok. Possiamo andare lì. After. Eccolo qua. Abbiamo una agitata. Alla fine, vedete, io non vedo la pelle irritata. Non mi dà fastidio, anzi è bella morbida. Ma andiamo di after. Ok. Perfetto. Cosa dire? Mi dispiace sempre per i soliti problemi sotto al collo, ma alla fine, come potete vedere, svaniscono sempre. Vabbè. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. Cerchiamo di capire, tanto è quello lì, perché comunque ho scritto il problema sono gli oli essenziali, perché ho messo il post in 12-13 gruppi, mi sono confrontato anche in privato e abbiamo risolto che sono gli oli essenziali. A molte persone non capita, invece ho trovato 7, 8, 9 persone che succede come me. Adesso con l'after sto incominciando ad arrossire un po', però brucia. Ma brucia, questo è il bruciore appunto che mi fa il sapone. Quindi mi fa questo bruciore anche l'after insieme al sapone, però tra 5 minuti svanisce tutto e sono tranquillo. Comunque, ci vediamo alla prossima rasatura. Beh, però ne sto diventando. Dai, vi faccio aspettare un attimo. Guardate. E poi svanisce. Ci vediamo al prossimo video. Boom, crollo per terra. No, dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.